Nel mio episodio precedente ho fatto un'escursione fotografica straordinaria al lago di Sorapis. Questa esperienza, come accade talvolta, aveva suscitato aspettative più elevate rispetto alle emozioni che alla fine ho effettivamente provato, ma è stata per me comunque una grande sfida, soprattutto alle mie paure, paura dell'altezza, di non riuscire a raggiungere il posto, di dover tornare indietro. La location comunque è fantastica dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, un po' meno per come viene frequentato il posto. Ed è proprio vero, la montagna è di tutti, ma spesso non è per tutti. Alla fine comunque sono stato premiato con un tramonto spettacolare sulle Tre Cime di Lavaredo, un punto di arrivo ma anche di partenza per una nuova escursione che potrebbe regalarmi un qualcosa di straordinario. Buongiorno amici, questa è la vista stamattina dal mio ufficio. Ciao amici, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi ti porto sulle Tre Cime di Lavaredo. Ti ho già portato con un altro video, lo metterò qui linkato da qualche parte, ma oggi faremo un giro ad anello differente, anche per avere una prospettiva differente. Ma intanto godiamoci questa alba veramente strepitosa. Il primo step è raggiungere la forcella, che è veramente l'unica parte più difficile. Dopo è tutta molto molto semplice. Il bello dell'alba è, guarda che stratificazioni con le varie montagne a distanze differenti che hanno colorazioni differenti. Vado a fare una foto anche per farti vedere qual è il risultato finale. Anche oggi in questa location turisti a palla, è mercoledì oggi, ce n'è parecchia, maggior parte stranieri, turisti. Questo posto è interessante anche dal punto di vista archeologico, infatti tanti non si accorgono che camminando qui lungo il percorso più semplice ci sono delle impronte di dinosauro e a tanti sfuggono. Infatti tanti dimenticano che questa zona milioni di anni fa era praticamente il fondo del mare oppure delle coste, e quindi è facile trovare dei reperti archeologici molto interessanti risalenti ovviamente a milioni di anni fa. Guardate qui ad esempio, guardate, questo qui è palesemente, almeno credo perché non sono un esperto, ma mi sembra quasi palese che sia stato un fondo fangoso, infatti ci sono ancora tutte le crepe, ma in realtà questa qui è roccia. E ora la parte più difficile forse del percorso, ovvero la salita alla forcella. Non è tanta roba alla fine, una sfaticata un po', ma non è eccessiva, dai. Ho sempre fatto l'altra io, adesso voglio provare a far questa. Che bellissima prospettiva da qua. È incredibile come tutti i rifugi praticamente sono chiusi qua, c'è solo quello dei parcheggi per ovvi motivi economici, perché lì c'è tanto traffico, è facile continuare l'attività, ma tutti gli altri sono praticamente chiusi, ce n'è uno di aperto ma è molto molto distante. Boh, fa ancora caldissimo, l'estate è ancora lunga, ormai le stagioni si stanno allungando tanto, un po' non riesco a capire questa scelta di chiudere comunque agli orari tradizionali, quando magari in questo periodo già faceva tanto, tanto freddo, c'era pochissima gente. E comunque sopra di me le Tre Cime di Lavaredo, che spettacolo. Saliamo con calma, il paesaggio è sempre più bello. Wow. Comunque non è così difficile, io sono fuori forma e quindi fatico un pochino. Devo farlo soltanto un po' con calma.
cosa non si fa per portare a casa qualche foto e un video da mostrarti. Ora quello che voglio fare è scendere lì, arrivare in fondo, andare in mezzo qui tutta la piana, fermarmi lì a fare delle foto con prospettiva del cime da di là e poi ci girerò attorno e arriverò al parcheggio. E a quel punto è ora di tornare a casa. E adesso vado verso giù. Lì in alto non so se riusciremo a vedere con la GoPro, ci sono due escursionisti che stanno facendo una ferrata. Nonostante il sole sia già alto, comunque la prospettiva è interessante per far foto perché c'è questa luce che entra tra le tre cime, è molto interessante. Quindi adesso appena arrivo su un posticino qui ci faccio una bella foto. Non so se si vede con la GoPro, lì c'è una bella cresta che vado a fotografare con una bella inquadratura stretta. C'è una tranquillità assurda da parte della gente, ma non si sente rumore di droni eccetera, perché qui sono vietati e fanno una brutta fine a chi li utilizza. Comunque qui fa molto freddo, non so di preciso quanti gradi ci sono, ma siamo tra i 2300 e i 2500 metri e si sente, punge parecchio. Ho finalmente un po' di sole, mi scaldo un po'. È impressionante come lo sbalzo termico si senta moltissimo tra la zona d'ombra e la zona illuminata. Non è l'alba, non è il tramonto, però tutto sommato il cielo non è completamente piatto e a quest'ora comunque si riescono a sfruttare delle ombre sulle varie montagne che andiamo a riprendere e quindi va bene. Probabilmente intorno a mezzogiorno tutto si appiattirà in questa zona, ma a quell'ora io penso di essere già arrivato a destinazione. Sembra proprio di essere su un altro pianeta, o meglio su un'altra epoca della nostra Terra. Infatti mi aspetto fra un po' che da lì magari mi salti fuori un T-Rex e qui in mezzo ci sono solo io e mi sa che non farei una bella fine. E prima ero lì su quella forcella piena di gente che guarda le tre cime. Ti metto qui sulle note dell'episodio il video che avevo fatto un paio di anni fa insieme a Flavio. Eravamo arrivati fino al rifugio e avevamo atteso lì il tramonto. Poi era venuto anche un temporale, quindi una situazione pazzesca. In quel contesto potresti vedere le tre cime con una luce veramente spettacolare. Quindi quando hai finito questo video metti un like al video, ovviamente iscriverti se non l'hai ancora fatto e vai a vederti quel video spettacolare, bellissimo. Tra l'altro da quello uscito ho anche venduto una foto di una persona che se l'è stampata in dimensioni enormi e se l'è messa sulla parete dietro il divano. Una delle più belle soddisfazioni che ho avuto e che ha dato un senso proprio anche a tutta l'uscita stessa che avevo fatto due anni fa. In questo momento non sto facendo tante foto perché mi sto letteralmente godendo la passeggiata. Anche perché qui onestamente non è che ci sia tanto da fotografare. Certo, sì, ci sono delle vette bellissime, però le ho già fotografate e non vorrei incappare nell'errore, a volte capita anche a me, di fare tante foto allo stesso soggetto, che però non cambia nulla perché alla fine la luce da qui in avanti può soltanto peggiorare, quindi andrei a fare delle foto peggiori che dopo andrei a scartare durante la cernita.
calma, il sangue è freddo, ho fatto le foto e adesso mi godo la mia passeggiata, ecco, possibilmente senza guardare la camera, altrimenti mi incappotto. Bello di questi percorsi meno turistici è che non trovi praticamente nessuno, quindi te li godi di più, ti godi il paesaggio, silenzio, calma. Dovremmo imparare a seguire più spesso i sentieri meno turistici. E poi fare questi sentieri poco battuti dal punto di vista turistico ti permette di avere delle prospettive che online si fanno fatica a trovare. Trovi tante fotografie di queste zone, ma sempre dagli stessi punti, invece da qui è un posto nuovo, un punto nuovo, una prospettiva nuova. Mi piace. Seguire dei sentieri poco turistici, poco battuti, può portarti a volte a perdere la traccia del sentiero perché non si vede bene. Infatti prima mi hai visto che ero con l'app che dava una controllata dove mi trovavo. Tuttavia in situazioni come queste, dove tutto sommato il sentiero è semplice, comunque il luogo è abbastanza facile, non sono disperso nel nulla, è anche divertente giocare a questa specie di esplorazione di un nuovo posto. E poi con questi paesaggi, come ti dicevo prima, ti permette di avere delle prospettive alle quali generalmente non siamo abituati. Si comincia a vedere dove vi voglio portare. Lì ci sono dei laghetti che danno sulle tre cime. Oh, che bello, il pieno illuminato dal sole. Provo a fare una foto prima che vada in ombra. È molto piacevole questo ambiente, veramente bello. Malga o rifugio? Se un rifugio è aperto, sarebbe una gran cosa. Mi fermerei lì a mangiare. Mi sono rinfocillato alla grande. I rifugi e le malghe non li batte nessuno in montagna. Adesso vediamo se riesco ad andare dai laghetti e avere una prospettiva un po' diversa, anche se ormai le condizioni della luce non sono più buone. Che poi il concetto di luce buona è tutto relativo, perché è sempre buona la luce, dipende che foto dobbiamo fare. Uno dei laghetti sotto le tre cime. Tanti nemmeno sanno che ci sono questi laghetti. Che poi qui ce n'è uno, ma di qua ce ne sono altri due. Ah, che bello. Questo posto è interessante perché c'è pochissima gente, praticamente nessuno. In questo momento ci sono soltanto io. Il motivo è molto semplice, perché tutti arrivano al percorso che è dietro questa collinetta. Arrivano al rifugio Malga, mangiano qualcosa lì, bevono il caffè e poi concludono il giro andando dietro la cima e arrivano al parcheggio. E quando sono lì notano che qui ci sono questi laghetti e allora non hanno più voglia di tornare indietro per fare le foto. E questa cosa è veramente molto interessante. Infatti guarda lì, c'è un sacco di gente che si ferma lì a fare la foto. Quando c'è da sfaticare, tanti rinunciano. Certo che qui riuscire a fare la foto è piuttosto difficile, non so se riesco con il grandangolo della Leica Q, però provo, eventualmente faccio anche una composizione. Ma guarda che bello questo, illuminato dal sole con lo sfondo in ombra. Hai presente il concetto di cogliere l'attimo? Guarda la luce sul masso dietro, guarda l'ombra come si sposta da un taglio all'altro della clip. Il tutto è durato 2 minuti. E questo fa capire anche quanto importante imparare a vedere cosa abbiamo attorno per capire l'illuminazione, come si muove e trovare magari il giusto momento nel quale fare la foto. Se mi segui da un po' di tempo sai bene che quando faccio fotografia mi faccio prendere molto dal momento
E questo mi porta a volte a dimenticare delle cose in giro, e anche qui ho rischiato di perdere qualcosa. Ho lasciato gli occhiali in un posto qua dove ho fatto le foto, adesso vado a recuperarli sperando di ricordarmi dove mi ero fermato. Eccoli qua. E sono di nuovo Orazio. Ah, vedi che c'era l'altro laghetto. Mi sono fatto fregare. Sono tre effettivamente. Uno, due, l'altro di là, che abbiamo visto prima. Quindi sono tutti e tre qua. Provo a girare attorno a questo laghetto per poi rientrare facendo il giro. Questa è pura goduria nel passeggiare. Percorso facile, paesaggi stupendi. Forse non tante opportunità fotografiche, almeno in questo orario. Però non è che dobbiamo sempre rincorrere la foto. A volte dobbiamo anche prenderci il nostro tempo per goderci il posto. In fondo, se non ce lo godiamo, cosa facciamo? Fotografia, così, solo per portare a casa immagini e metterli lì, tipo delle crocette sulle cose che abbiamo fatto? No. Dopo, ok, se ti capita l'occasione buona e trovare una prospettiva interessante, magari una foto la fai. Mi piace questa roccia in mezzo al laghetto. Lì c'è quella cresta, quasi quasi se io mi sposto un po' più in là a vedere se col riflesso e tutto, guarda anche il riflesso lì sul laghetto, potrebbe funzionare. Andiamo a vedere. Ci potrebbe stare proprio. Vamos. Non ti nego che vorrei restare qui veramente tanto tempo, più tempo, ma ho una tabella di marcia da seguire, quindi vado, me lo godo adesso, non scappa, tornerò magari con Flavio, che in questa uscita non è riuscito ad aggregarsi al progetto, quindi magari in compagnia ce lo godavamo di più. Zona d'ombra, aria, freddo, che sbalzo. Per fortuna che devo solo arrivare là, sarò di nuovo in carreggiata col sole. Altra prospettiva interessante con la cima che si riflette sul laghetto. Un'altra prospettiva interessante, abbassandomi un po', ecco la cresta. E siamo arrivati alla forcella. Come avere una cartina naturale a portata di mano, vedi i percorsi, vedi tutto. E qua, se non stai attento, non la racconti proprio, se scivoli qua ti vengono a prendere col cucchiaino. Non so se rende la pendenza, ma se scivoli giù fai veramente fatica a tornare su. Siamo arrivati, amici, finito anche questo giro, adesso me ne ritorno al van
e mi preparo per il rientro. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, pollice in su e ovviamente iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. E io ti lascio con questo splendido panorama.